Determina e rappresenta l'equazione dell'ellisse con centro nell'origine O e avendo un fuoco di coordinate 0, meno 2, radice quadrata di 5 e un vertice nel punto di coordinate, meno 4, 0. Altro esercizio è il secondo, stiamo andando in ordine, è il capitolo 3 del testo Matematica 2.0, Zanichelli, Bergamini, Trifone e Barozzi, volume 3, Bergamini, Trifone e Barozzi sono gli autori, quante volte l'avrò detto, ci sarà mica qualche gettone per me magari, no? Professor Bergamini, professor Trifone e professoressa Barozzi. Ricordatevi che, no, scherzando. Allora, questo capitolo sulle coniche dalla retta in poi, veramente, alla fine di tutto, poi magari siamo un po' di, diciamo, che battuta. Allora, anche qui, molto semplice, leggiamo bene il testo. Ci chiede anche di rappresentarla, ma noi lo facciamo sempre comunque, anche se non ci viene richiesto. Il centro, quindi, dunque, la lista centro dell'origine vuol dire che l'asse di simmetria sono gli assi x e y e il centro di simmetria è proprio l'origine, quindi significa che trattasi di un'equazione canonica, l'equazione è questa qua. Gli incognite che sono A e B, i semiassi, però ci dicono che il fuoco è quello lì. Se un punto ha coordinate 0, y, un punto o 0, meno y, o sta nel semiasse positivo delle y, o sta nel semiasse negativo delle y, allora vuol dire che i fuochi stanno sull'asse delle y. Ma se i fuochi stanno sull'asse delle y, vuol dire che B è semiasse maggiore, A è semiasse minore. E allora già possiamo dire che il nostro, quando i fuochi stanno sull'asse delle y, vi ricordo che questo qui si chiama C, semidistanza focale, il cui quadrato, C quadro, è B quadro, meno a quadro, sarebbe a quadro meno b quadro se fosse a quadro maggiore di b quadro, visto che in questo caso sappiamo che b quadro è maggiore di a quadro perché i fuochi stanno sull'asse dell'y, dobbiamo fare b quadro meno a quadro. La domanda è, ma chi è, dobbiamo, c quadro lo sappiamo, è quello a quadrato, 20, uguale chi? Beh, noi abbiamo un'altra informazione però, cosa vuol dire vertice? Uno dice, ma vertice è... siamo nella parabola qua, ma siamo impazziti. No, il vertice non è il vertice della parabola, inteso come vertice. Per vertice si intende i quattro vertici, o quattro vertici, cioè i due punti che l'ellisse in cui l'ellisse incontra l'asse x e i due punti in cui l'ellisse incontra l'asse y. Quello, che è un punto di coordinate meno x0, quindi sta nel semiasse negativo delle x, è un punto, uno dei due punti in cui l'ellisse interseca l'asse delle x. Quindi vuol dire che dobbiamo mettere al posto della x il valore meno 4, quindi meno 4, lì dall'equazione ovviamente, al quadrato, fratto a quadro, più, 0 al quadrato fratto b quadro uguale 1. Beh, y è 0. Ma 0 al quadrato è 0, 0 su b quadro è 0, otteniamo che meno 4 al quadrato è 16, 16 su a quadro uguale 1. Troviamo che, guardate, se vi ricordo che a e b sono diversi da 0, quindi anche a quadro e b quadro, se moltiplico per a quadro entrambi i membri ottengo che a quadro è uguale a 16. Quindi il semiasse minore, a, lo posso dire, è 4, 8 sarebbe l'asse minore, perché a è 16, più o meno 16, ma meno la lunghezza non può essere negativa. Se a quadro è 16, vuol dire che questo è b quadro meno 16. Ma se porto meno 16 a sinistra, viene che 20 più 16, che è 36, è uguale a b quadro. B è 6, semiasse maggiore. Ho finito a questo punto, perché posso scrivere. Avete visto? Basta, una volta che uno si esercita un po', poi, ragazzi, basta ragionare un po'. Allora chi è? L'equazione canonica, x quadro fratto a quadro fratto 16 più y quadro fratto b quadro fratto 36 uguale 1. Uno dice, ma perfetta così l'equazione canonica. Volendo, sì, anche il test c'è da scrivere così. Mi dico di rappresentarla, prima di farla vedere su GeoGebra, la rappresento qui, non su GeoGebra, sulla nostra lavagna, ormai è la lavagna, è la nostra lavagna questa. Cosa devo fare? Dunque traccio le rette verticali x uguale più o meno 4. 1, 2, 3 e 4, eccola qua, i due vertici, ovvero le due intersezioni dell'ellisse con l'asse x sono meno 4, 0 e 4, 0, no? Infatti, 1, 2, 3 e 4, vedete che so anche contare ragazzi, eh? Ecco 4, 0, poi le due rette orizzontali, y uguale meno 6, y uguale 6, occhio che rischiamo di non starci, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, eccola qui, 1, 2, 3, 4, 5 e 6,
Eccola qui. Notiamo come effettivamente l'ellisse abbia i fuo, ecco 0,6. Gli altri due vertici sono 0-6 e 0,6. Le altre due intersezioni, cioè dell'ellisse, questa volta con l'asse delle y. E viene fuori una ellisse fatta così. Oh, che bellezza! È uscita proprio. Oh, poi ci sarebbero i fuochi. I fuochi sono qui, 0. Dunque, beh, saranno, che dire, quant'è 2 radice di 5? Vabbè, la radice di 5 è 2,23, per 4,47 siamo, quindi qua, un po' meno di 4,5. Ecco qua, quindi stiamo qua, uno qua e uno sta qua. Ecco i fuochi che io ho chiamato, questo l'ho chiamato F1, 0 meno 2 radice di 5 è F2. Questa è l'ellisse, questo mostro che ho fatto, la state vedendo a questo punto un pochino più piccola, per la verità, su GeoGebra, eccola lì, che in tutta la sua bellezza la potete ammirare. Abbiamo risolto facilmente anche questo ennesimo problema sulla determinazione delle equazioni dell'ellisse e note determinate informazioni. Ciao a tutti.